ragazzi! Ciao ragazzi! Bentornati su Climax. Come vedete sono in sessione con Dennis, vi avevo accennato che avremmo fatto un video assieme. Questa volta l'ho portato fuori di casa, quindi non siamo a Leggiarette, siamo nella Cava del Bosco, però con una novità. Questa volta la affronteremo con il gommone, quindi sarà un'esperienza nuova sia per Dennis ma anche per me ovviamente, perché questa cava l'abbiamo sempre vissuta a lancio e con il barchino, quindi per la prima volta la affronteremo con il gommone. Non vuol dire che questa cava qui necessiti del gommone, però riusciamo ad andare a vedere quelli che sono gli spot dove finora abbiamo sempre calato, quindi andremo a vedere da vicino, studieremo meglio appunto questi spot, capiremo meglio come è fatto il fondale, visto che Dennis ha un ecoscandaglio nuovo che non vede l'ora di usare, quindi lo usiamo in questo video. Esatto. Abbiamo già montato un po' il campo, è sera, faremo due notti e basta ragazzi, speriamo che la sessione vada bene, speriamo di prendere tanto pesce e adesso cominciamo ad andare a calare con il gommone. Sì. E basta, Dennis. Andiamo. Che è ora. È tardino ragazzi. È tardino, sì. Bene, a tra poco. Allora, ragazzi, qui c'è il gazebo, come vedete, qua c'è Dennis che adesso andremo appunto a calare le canne, salvagente ci vuole. Sempre. Allora Dennis pescherà la parte destra della cava, invece io pescherò nella parte sinistra. Ovviamente adesso è buio, non vedete niente, domani mattina le immagini ovviamente renderanno giustizia. Qui c'è il gommone è quello di Dennis, poi con calma domani lo guardiamo meglio, sapete che noi siamo molto curiosi, quindi domani vediamo un po' meglio il gommone di Dennis, adesso appunto andiamo a calare negli spot dove mi ricordo che sono più redditizi, quindi saliamo in gommone ragazzi. Sgancio e andiamo, ovviamente adesso non vi facciamo vedere tutte le calate perché tieni un secondo, col buio diventerebbe impegnativo. Adesso andiamo a calare una canna, la mia, poi con calma anche domani faccia vedere un po' meglio, perché ovviamente adesso col buio si vede niente. Allora intanto ragazzi faccio vedere una cosa carina, che bello Lawrence, adesso sì, nuovo bene. Stiamo allontanando e andiamo verso lo spot ragazzi. Questo è uno spot ragazzi, ricorda un po' Bagazzolo. Stirando bella legnaia, eh sì. Allora stesso discorso che facevamo appunto in quel video con Luca, ci sono degli ostacoli, quindi bisogna tenere in considerazione tutto il discorso dell'ingombro, il tragitto che può fare il pesce una volta che esce, ma io so che a 3 metri da questa rama è pulito e posso calare, quindi calo. Okay. Allora. Nel frattempo ragazzi è cresciuta anche l'acqua nella cava perché ce n'era veramente poca prima. Devo andare un po' più là a capire. Ok, lo spot mi sembra buono, perfetto. Adesso ragazzi butto qualche pallina e un po' di pellet. Ci siamo. No, aspetta che non mi invia.
Ok, un attimo. Bene ragazzi, canna posizionata, adesso andiamo a creare le altre, ma noi poi ci rivedremo, spero, con una carpa in culla, perché adesso dobbiamo crearne altre 4 e sì, diventerebbe un po' impegnativo fare tutte le riprese, quindi ci vediamo tra poco. Allora, abbiamo calato tutte le canne ragazzi, adesso andiamo a prepararci per andare in tenda, insomma è tutto, rilassarci e basta. Abbiamo fatto anche la live e adesso ci organizziamo per andare a Nana ragazzi. Abbiamo preso la stufetta e ci basta, ci sta bene Dennis, speriamo di essere svegliati, speriamo, dai, siamo positivi. Stufettina che non fa tantissimo freddo ragazzi, però è tanto umido, e anche se è umido e non fa tanto freddo, una stufetta comunque toglie un po' di umidità, o no? Ah, sicuramente. Le ossa un po' più asciutte perché se non abbiamo più 20 anni. No, ma sono passati da un po'. Sì. Bene ragazzi, poche cose, tanto poi abbiamo tutta la giornata di domani per arredare meglio qui e basta. Detto questo ragazzi, vi diamo la buonanotte. Anche Dennis vi dà la buonanotte. E speriamo di essere disturbati da qualche carpa della cava del bosco. Ciao. Allora ragazzi, stavamo per organizzarci per andare a Nanna e sembra sia partita la prima carpa. Di quale? Quella più in fondo, Dennis? Sì. Ottimo. La senti? Per il momento no. Sembra, speriamo non sia un carasso. Sì, beh ragazzi, oltre alle tartarughe qui ci sono anche carassi importanti, anche perché sono anche d'Italia. Eccola qua. No, una carpa. Una carpa? Beh, piccolina, ma... Allora, dove sei? Qua. Di qua. Arrivo. Eccola qua. Oh. Bene ragazzi, primo pesce c'è. Primo pesce c'è. Eccola qua. Carpetta arzilla. Bene. Eccoci qua ragazzi, dopo poco più di un'ora che abbiamo finito di calare le canne, è partita la canna, quella calata più lontano, a ridosso di un albero, di un grande albero sommerso, e questo è il primo pesce di questa sessione. È caduta un innesco, un omino di neve su uno spinner rig, bellissima, dopo poco più di un'ora. Sono veramente contento. È grande Dennis.
Ragazzi, è partita un'altra carpa, sempre nello stesso spot di quello di prima. Adesso vediamo se... com'è? Un po' sento più... testatine. Con le testatine. Direi che lo spot è buono. Sì. Pot buono, pappa buona. Che poi quello è lo spot, ragazzi, dove quando peschiamo dall'altra parte della cava di solito metto le canne io. Quindi è veramente un ottimo spot. Evidentemente vanno molto ad alimentarsi lì. Inguadinata sotto il gomito. Sì. Allora sì, sembra come quella di prima, se non uguale. Vediamo. Bene, ecco l'inneschino di Dennis. Domani lo aumentiamo. Esatto. Speriamo che di aumentare la taglia. Comunque, ragazzi, un'altra reginetta. Perfetto. Senza artiglione. Eccola qua. Bene, Dennis. Bene. Due carpe a segno. Secondo pesce. Bene. Direi che... andiamo. Tutto azzeccato. Ah, sì. Si è sfinita questa prima. Sì. Ciao bella. E se ne va. Tra nearby. Guarda come stanno in mezzo gli nearby, ragazzi. Come? Nanna? Nanna. Nanna, infatti la canna resta su. Tanto vediamo se tempo, partono le altre. Tempo ne abbiamo. Ragazzi, è partita un'altra volta la carpa sullo stesso spot. No, no, scusa, non lo stesso. Perché ragazzi, qui Dennis ha avuto una partenza, ma è andata a vuoto. Che roba? Sapere in su. E invece dentro. Molto bene. Allora, ragazzi, la sponda da qui di destra sembra rivelarsi sempre la sponda più redditizia. Questa sembrerebbe anche un po' più grandina delle altre. Cattiva. Sì, questa ha combattuto. Ha combattuto veramente tanto. E pesci. Dennis. Soddisfazioni. Posto nuovo. Acqua ancora abbastanza fredda. Pesce aguadino. I risultati stanno arrivando, dai. Molto bene. Ottimo. E anche lei. Già. Andata. Ottimo, ragazzi.
Andiamo a nanna. Andiamo a nanna. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo dormito, avete visto le carpe, e ci sono state altre tocche, poi ti abbiamo tirato su le canne perché... Abbiamo deciso di tirare su perché... non c'era pace, quindi abbiamo deciso di dormire. Adesso... Bisogna anche un po' di riposare, bisogna. Dai. E adesso ci mettiamo in pesca, quindi finiamo il caffè e poi... Caliamo bene le canne, quindi vi mostriamo bene un po' tutti quelli che sono gli spot. Sì. Quindi a tra poco. Le canne finalmente con la luce del giorno, anche se non c'è il sole, c'è un po' di nebbia ancora. Foschia. Però perlomeno adesso ci vediamo e riusciamo a vedere e a farvi vedere bene gli spot. E giornata un po' particolare, speravo ci fosse proprio il sole, invece il cielo è molto grigio. Esatto. Adesso andiamo a ricalare più o meno negli spot di ieri. Faremo qualche variazione sicuramente perché in uno spot di Dennis non ha reso ieri sera, invece nei miei spot non credo di essere stato bene in pesca, quindi adesso con calma ci mettiamo in pesca bene e tiriamo fuori tutte le carte che possiamo da questo lago, perché secondo me ce ne sono di belle dentro. Dai, qualcosa siamo riusciti a fare questa notte. Sì. Per quelle poche ore che abbiamo pescato è andata bene. Dai ragazzi, vi mostriamo un po' di spot. Come potete vedere, queste sono le rive, ragazzi. Quindi capirete un po' gli ostacoli che ci sono stati. Ovviamente cade qualche ramo, quindi dita gialle a proposito, ragazzi. Non so chi si vede meglio. Eccole qui, dita gialle. Quindi adesso caliamo. Qui mi sembra era partita però ieri. Sì, sì, sì. Che è partita. Due pesci. Una l'abbiamo calata lì, ragazzi, davanti a quel pontile. Una davanti a questo albero qui e un'altra all'albero lì in fondo. Adesso caliamo la prima qui davanti e poi vediamo altri spot. Allora, abbiamo calato qui davanti. Ecco, dai, mi sto buttando la pastura. Che pastura usi, Dennis? Allora, qua ho optato per vedere, del pellet misto a pellet di varie dimensioni, piccolo e un po' più grande, e boilies al pesce tagliate a metà.
In tutto inzuppato con del liquido al fegato. Oh. Ecco l'odore che sentivi ieri sera, pungente. Allora ragazzi, Dennis mi diceva che ha fatto un acquisto nuovo. Sì. Lo state vedendo ora. Eccolo qui, un bellissimo ecoscandaglio della Rollins. Allora mi diceva Dennis che lo sfondo giallo, non lo sfondo, lo strato giallo sotto indica che c'è molta melma. Esatto. Quindi fondale molto morbido. Morbido, sì. Ma infatti lo sapevamo qui perché sentivamo anche quando recuperavamo che i primi metri dove diciamo il piombo tocca ancora per terra era abbastanza fangoso. Cerco di mostrarvi bene cosa segna l'eco. Come vedete l'acqua è cresciuta rispetto a tempo fa. Bene, adesso andiamo a caccia di altri spot. Stiamo andando a calare la seconda canna, andremo sempre più avanti, quindi perché la parte di cava qui non ha reso stanotte, quindi proviamo un attimo a capire come impostare la sessione oggi. Poi io ragazzi andrò su tutta la sponda di là, quindi pescheremo molto marginale sia io che Dennis. Ho provato più volte qui a pescare in mezzo, ma non mai con dei risultati. Anche se ci sono dei punti, della verità, che dove c'è proprio della striscia di ghiaia, però non è mai partito nulla, quindi preferiscono alimentarsi sulle sponde, evidentemente, in mezzo ai rovi, in mezzo al casino. Ovvio. Ma quanto bene si sta, ragazzi. Ma quanto bene si sta. Vi garantisco che è un paradiso qui. Si sta veramente bene, puoi confermarlo, no? Sì, c'è una tranquillità impressionante coi mezzo. E questo, ragazzi, è uno degli spot dove ieri abbiamo calato, quello che ha reso due pesci, mi sembra. Sì. Ovviamente qui sotto. Qui sotto in mezzo ai rami, ragazzi. Infatti adesso con il gommone riusciamo a essere proprio nello spot e a vedere bene quello che c'è vicino. Quindi per la prima volta in questa cava riusciamo a capire bene quelli che sono gli ostacoli. Giusto per la curiosità di Climax, cos'è questo, Dennis? Questo è la modalità Downscan, che praticamente ti segna se ci sono rami sommersi, alghe, proprio, cioè passandoci sopra lentamente. Adesso ovviamente qui dove siamo noi non ci sono in questo momento, però riesce a segnarti proprio la forma del ramo o l'erbaio, o anche proprio l'albero che c'è sotto eventualmente, se sì. Sì. Ragazzi, questa è proprio una modalità interessante, ovviamente va usata in maniera diversa dall'altra, bisogna andare molto lentamente con la barca, che allora così riesce a leggere bene, ma molto molto utile. Vabbè, certo. Sì. Anche perché qui appunto c'è un punto più duro, quindi sotto sprofonda un po' meno. Quindi dovrebbe essere un buono spot. Via. Torniamo alla base. Thank you.
Allora, adesso stiamo andando a calare le mie canne. Nel frattempo, ragazzi, giusto per darvi qualche info, un tronco, un pezzo così, se va a spasso. Così. Allora, stiamo andando a calare le mie canne. Come vi dicevo, Danny sta pescando nella sponda di là, invece io adesso pescherò in tutta la sponda sinistra, ovvero questa qui. C'è anche un piccolo isolotto, non so se lo vedete, se si vede a video, è quello lì praticamente. Allora, Dennis, io andrei a metterlo lì. Ok. Perché mi ricordo che questo era un buon punto. Ok. Cosa dici? Sì, alla fine qui è tutto così il fondale. Sì, però l'importante è che sentire che non ci siano ramaglie, esatto, eccetera, insomma. Invece voglio provare a creare una zona di interesse. Christian abbonda con le palette. Esatto, perché so che hanno fame. Bene. Molto bene. Dunque, ragazzi, questa è un po' la cava vista da un'altra prospettiva, ovviamente, che finora non abbiamo mai visto. Come vedete è piena di pontili, isolotti. Lì c'è anche una secca intorno a quell'isolotto, adesso non mi ricordo di quanto, ma sale di parecchio. L'altra canna invece andrò a calarla proprio in quello spot lì, quindi andrò proprio a calarla verso quegli alberi lì. L'unica cosa che non mi ricordo che andrò a vedere è quel punto lì e quel punto lì. Adesso la seconda canna andrò a vedere, mentre l'altra, ragazzi, la calerò proprio davanti, quindi proprio qui davanti dove c'è quel pontile lì. Poi, ragazzi, pescare in un posto dove si è gli unici a pescare, perché ovviamente la cava è privata, qui non c'è nessuno a parte me e Dennis, non ha prezzo, quindi uno spettacolo, ragazzi. Arrivati. Adesso andiamo a calare la seconda canna. Ovviamente, ragazzi, non vi mostreremo tutte le calate ogni volta, ve le mostriamo adesso perché poi saranno sempre quelle, salvo appunto novità. Però bene o male questi sono i punti dove caleremo per tutta la sessione. Ieri sera purtroppo non sono riuscito a calare bene tra la nebbia, tra la live, quindi sì, ho calato, diciamo, un po' così. Adesso sto calando nei punti dove mi ricordo che c'è stata azione nei video precedenti. Uno di quelli è proprio tra quell'albero lì e quella buca lì, che adesso andiamo a vedere da vicino e valutiamo un attimo com'è sotto, perché nel frattempo qui sono caduti alberi, sono cadute rame, quindi bisogna stare attenti che ovviamente sotto non ci siano ostacoli. Ma noi abbiamo il Lawrence di Dennis che ci dice... ditino giallo, ci dice appunto se ci sono. Sì. Nel frattempo, ragazzi, vi mostro uno spot, un posto dove ci inoltreremo dopo, ok? Quindi lì in mezzo, se ce la facciamo, passiamo di là, nell'altra cava. Sarà dura. Ce la possiamo fare. Ma ce la facciamo. Ma che vada, ragazzi, abbiamo i salvagenti. Ecco qua, trovato, perfetto. Guardate che spot, ragazzi, l'ingresso del Luna Park delle carpe. È proprio l'habitat ideale. Esatto, figurati. Se
tutta la riva è così, ragazzi. Adesso abbiamo calato le canne, ne abbiamo 6 canne giù. Esattamente. Calate molto bene, perché siamo andati a calare su degli spot particolari. Abbiamo calato bene, inneschi fatti bene, pasturato, c'è anche una bella pastura, quindi dovremmo essere in ottime condizioni. Esatto. Purtroppo non c'è il sole. No. Quindi oggi il sole non c'è. Giornata grigia, non piove, ma giornata grigia. Però dai, speriamo che comunque sì, che si muova un po' il pesce, perlomeno per fare qualche ripresina di qualche carpa anche di giorno, così le riusciamo a vedere anche meglio. Sì. E mie tue? Non sono, no, sono le nostre? No. No. Tutto fermo qua. Guardate, ho saltato un avvisatore, ragazzi, non so. No, non sono questo. Vabbè, comunque, ragazzi, allora, come vi dicevo, adesso, avendo calato. C'è qualcuno che sta pescando? No. Non ho visto nessuno. No, è impossibile, cioè siamo solo noi qua. Un attimo, ragazzi. Questo era un avvisatore, comunque. Che non c'è, non è questo. Era di qua. Sì, adesso lo sento. Strano, perché in questa cava è privata, ci siamo solo noi, ragazzi, quindi è strano che ci sia qualcuno che pesca, non penso. Un attimo, ragazzi, stiamo andando a vedere, perché cazzo, c'è qualcuno che pesca, Dennis. Ah sì? Sì. Buongiorno. Non sapevo, ragazzi. Buongiorno. Ale. Ciao, ragazzi. Questa è una fishing. Ciao. Intruso, ragazzi. Intruso. Intruso. Buon Max è qua con noi. Sì, sì, sono qua perché ho una missione da portare a termine. Siccome stamattina prima ha detto che lui aveva avuto 5 partenze, Cri 0, allora ho detto alt, non va bene, devo venire a prendere almeno un pesce. Quindi ho portato le mie 2 cannette, lo stretto necessario e pronti via giù calate. E Cri, ti ho portato 2 novità. Ah, ci sono arrivate 2 novità, 2 aziende ce l'hanno spedite e nel corso del video magari le facciamo vedere, che dici? Sì, ottimo, così almeno... Qualche ora di libera uscita. Sarebbe stato molto strano, ragazzi, se fosse stato veramente qualcuno che pescava. Hai avuto paura, È un attimo. Ma più che altro perché la cava veramente è chiusa. Cioè non... sì, sempre piaciuto. Chiuso io. Bene, ragazzi, allora vi faccio vedere... Sì, io mi sono posizionato qua. Questa è l'altra parte della cava. Non l'abbiamo mai mostrata, credo. Questa è l'altra parte della cava, ragazzi. Vediamo se riesco a farvela vedere meglio. Poi ci saranno delle immagini sicuramente che renderanno più giustizia. E Max si è messo a pescare qui. Sì. Mi sono preso il barchino in macchina tua, sì, non te ne sei accorto, e ho calato le canne e sono sulla sponda di là a destra. Vediamo cosa ci riserva sta cava da questa parte. Perché questa, ragazzi, è più o meno la stessa grandezza dell'altra, circa, forse un po' più grande, non so se riuscite a vedere un attimo la cava com'è. E ovviamente anche qui ci sono tutta una serie di ostacoli, pontili, rami, ramaglie, alberi in acqua, c'è di tutto. Quindi dai, allora, visto che è arrivato con Max, ragazzi, stavo cadendo, ragazzi, lo facciamo lavorare un pochino. Sì, sì, dai, che ti faccio vedere le novità. Ma che ciuffo l'hai avventura che oggi? Ah, ma è da ieri che provo a tenerlo giù, non ce la faccio. Vabbè, ma sei bellino lo stesso. Ciuffetto. Sì, 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 ciuffetta ti chiameremo. Ragazzi, a tra poco. Ciao, ragazzi, per questi momenti bevete Bavaria. Cambiato terminale, attacco io. Però la wrap ha lasciato le scalate. Perché sennò prima, appena calata col colpo che gli ha dato, perché tu eri fuori in gommone e avevi già perso l'esca. Sono arrivate le tartarughe, signori! Quanto è importante restare in pesca?
Marcello. Era un carasso da sedi. Ecco la signorina più piccola. Allora, la più piccola del lago l'abbiamo presa, Dennis. Quindi da qui si va solo a salire. Una entra. Lei vuol farla furba. Molto bene. Allora ragazzi, questa qua l'ho presa con... Sì, da... presa dove? Ah, presa tu. Ah, scusa. Forza dell'abitudine. Pardon. Chiedo scusa ragazzi. Vai non pure so. Dennis. È tua, hai ragione. Stai qua con me, Max. Sì, ovvio. Eccoci qua, ragazzi. Ecco, questa è la prima cattura di oggi. Piccola reginella, coloratissima. Sul cambio tattica. Sì, cambio tattica. Ho cambiato il terminale. Avevo slamato due pesci. Ho voluto provare col combi rig. E diminuendo un po' l'amo, prima avevo un 2, adesso ho un 4 e questa è arrivata a uguadino. Abbiamo messo le wrap, ragazzi, sì, perché ci siamo accorti che sì, neanche un'ora e l'innesco non c'era più, le tartarughe si sono già risvegliate purtroppo. Eh sì. E per cui abbiamo dovuto correre ripari e esatto. Ripari hanno funzionato, perché questa canna aveva avuto due colpi da classici da tartaruga. La boilers si è salvata ed ecco il risultato. Quando peschi anche nello spot giusto, ovviamente. Esatto. Bene, la rilasciamo. Ciao. Allora, data l'astinenza da tirare su un pesce, Dennis ha detto: Max, vai, è tua. Quindi tanto di cappello a Dennis, perché sono queste le persone da portarsi in pesca. A poche ore di libertà è giusto che si diverta, dai. Quindi tanto di cappello, chapeau, perché comunque sto usando la sua attrezzatura e tutti sappiamo quanto ci teniamo alla propria attrezzatura. E quindi tanto rispetto. E adesso è una big da 20 kg. Questo fa le ripartenze. Sì, lascio un po' aperto. Sarà la specchi? Vuoi dire che sono l'unico che prenderà la specchi? Allora, soprattutto quando non si usa la propria attrezzatura, la frizione aperta è sempre meglio lasciarla, che non si sa mai, perché guardate le ripartenze che fanno proprio sul sottoriva, non sono da sottovalutare. E con la treccia non abbiamo tanto lasco. Sì, e ho sentito anche un bip sulla mia canna, perché la centralina ce l'ho qua, e invece un'altra reginetta. L'obiettivo della sessione è fare una specchia. Sì. Vedete la forza che hanno proprio sotto riva, e come dice Dennis, tra treccia e la canna magari un attimino rigida e non tra l'altro la mia, l'unica cosa da fare è lasciarle correre, corretto Dennis? Esattamente, evitiamo anche di fargli male. Esatto, tanto ormai è qua, però non vuole lasciare il fondo, quindi queste carpe ne hanno sempre fino alla fine. Infatti. Ecco qua, perso 30 secondi in più, ma il pesce, ragazzi, sano, l'abbiamo portato a guadino. Grazie Dennis, grazie mille. Figurati. Ok, eccoci qua ragazzi. Allora, per il periodo non mi aspettavo taglie più grandi di queste, insomma, queste sono le classiche carpette che tiriamo fuori in questa cava in questo periodo. Però ci si diverte, ci fanno divertire, quindi vanno sempre trattate con cura, rispettarle, perché sono queste le giornate che noi vogliamo, dove c'è un po' di action, si sta tranquilli, in mezzo alla natura, con gli amici, con il socio, quindi anche queste piccole carpette meritano tutto il nostro rispetto. Adesso le rilasciamo subito, Dennis va a ricalare la sua canna, io lo ringrazio ancora e speriamo che
che parte qualcosa anche sulla mia nell'altro lago. Cree ormai l'abbiamo perso, non, sembra non abbia voglia di tirare su niente, ma va bene così. Cree, la rilasciamo. Ok ragazzi, allora, come promesso prima ho portato due articoli nuovi che ci hanno inviato delle aziende. In questo caso, visto che Cree e Dennis stanno affrontando la sessione col gommone, vi faccio vedere subito la batteria nuova che ci è arrivata. È un'azienda cinese che ovviamente lavora in tutta Europa e in tutto il mondo e ci ha fornito questa bella batteria. Che cosa ha di particolare? Non è la classica batteria al piombo o magari una AMG, giusto Cree? AGM. E che comunque hanno anche un certo peso. Dennis, la tua batteria quanto pesa? 30 kg di batteria. Voi provate a immaginare scaricare e scaricare ogni volta una batteria da 30 kg e comunque su un gommone è tanto pesante. Voi non immaginate Max che lo fa? Sì, esatto, lo faceva sempre Cree. Quindi queste batterie sono le cosiddette LiFePO4, ok? E quindi litio, si sta parlando di litio, sono tutte in scocca ABS ignifuga. E qual è il vantaggio di una batteria così? Questo, che la alzi con un braccio anche se sei accovacciato, perché pesa solamente 10 kg questa batteria, ragazzi, è tutta un'altra roba. Ovviamente dovrebbero, perché dobbiamo provarle, durare molto di più, ok, rispetto a una batteria normale al piombo o quelle appunto che usate normalmente sui vostri gommoni. Ci hanno fornito anche il caricabatterie, che è fatto apposta per caricare batterie di questo tipo LFPO4. Ti danno anche la solita bustina con tutte quante le istruzioni su come caricare, su come mantenere, perché c'è anche il mantenimento di queste batterie, quindi farla scaricare del tutto, caricarla ogni 3 mesi. Quindi insomma bisogna stare dietro anche a queste piccole cose, non si può prendere e lasciare la in box per un anno e poi pensare che funzioni bene nello stesso modo. E quindi ci hanno contattato, ci hanno mandato questa bella batteria, adesso noi la montiamo subito sul gommone di Dennis e la testiamo, la proviamo ovviamente per capire se effettivamente queste batterie al litio LiFePO4 sono eccezionali come ne parlano, perché ne abbiamo sentito parlare tanto e noi purtroppo come batterie ci siamo sempre arrangiati un po' qua un po' là, chiesta magari una volta a Dennis, una volta ce l'hanno imprestata, ma veramente 30 kg di batteria è eccessivo, soprattutto per due come noi che non hanno voglia di fare niente. Quindi andiamo subito a montarla, è facilissimo, io ho già montato a casa i pernetti che poi si va a collegare con la batteria, ci si può attaccare anche l'ecoscandaglio, tutto. E Dennis, la montiamo e la proviamo, che dici? Bene, vi facciamo sapere poi ovviamente quello che sarà il nostro parere nel corso poi dell'anno quando la utilizzeremo, perché oggi la proviamo per qualche ora e tutto, ma nel corso dell'anno quando usciremo col gommone sarà sempre con noi. Quindi ringraziamo l'azienda LiTime che ce l'ha fornita e andiamo subito a provarla. Allora ragazzi, sapete che noi siamo come San Tommaso. Allora adesso la alziamo e vediamo effettivamente il suo peso. Un attimo, vi metto così. 10 kg spaccati. 10, no, 9, beh insomma 10 kg ragazzi, sono veramente nemmeno grammi. Hanno mantenuto le promesse quindi. Esatto, quindi veramente non pesa niente rispetto a una batteria al piombo. Primo test positivo, Cree, cosa dici? Positivo. Positivo. Ragazzi, stiamo installando la batteria. Il copilota qua, anzi no, il pilota è sul gommone. No, sapete cosa? Avere una batteria comunque che pesa poco, ragazzi, poi quando siete adesso qui, ok, andiamo bene perché il gommone è quasi a filo col cemento, ma ci sono situazioni dove veramente ci sono dei dislivelli e ovviamente viene più difficile. Posto, Dennis? È carica? Carica? È carica. A 13.2 vuol dire che è carichissima allora. Il massimo sarebbe 14, 13.8. Infatti non l'avevo caricata tutta. Però è... sì, insomma. Bene. Ma sulle istruzioni ho letto le varie percentuali che indica, ti dice quanto è carica. Quindi 13.2, adesso vado a vedere sul manuale di istruzioni e vediamo se ci dice quanto è carica. Okay. Bene. Ragazzi, sto correndo da Max perché mi ha chiamato che all'improvviso ci sono. Dai che risolleviamo il morale qui. Aspetta, aspetta. Vai. Ah, allora girano di qua. Ah! 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 Ah!
Ecco. Allora, ragazzi, intanto vi spiego cos'è accaduto prima. Avete visto che avevo preso la carpa? Vista l'ha inguadinata. E poi abbiamo detto, slamiamola qua in acqua, l'ho detto io perché comunque piccolina, non volevo neanche tirarla tanto fuori. È andato Christian, ho spavaldo così, e ha detto, ah, ci penso io, Max, fratello, io. E carpa è saltata fuori dal guadino, però l'aveva slamata, Carpa è saltata fuori dal guadino, quindi non siamo riusciti a farvela vedere, però avete visto che l'abbiamo inguadinata, non era grande, quindi va bene, ci sta. Quando si è di fretta teneva in mano il telefono e tutto, robe, poi purtroppo noi abbiamo il tempo sempre contro, perché per fare un video dobbiamo essere sempre veloci. Però, primo pesce l'ho fatto e sono contento perché io sto pescando un po' diverso da loro. Uso del pellet, uso delle micro boilers come pastura del 10 e una piccola cosa di cui non vi svelo niente, ma che ho aggiunto nella mia pastura. E per adesso, visto che era un'oretta che ero in pesca, sta funzionando. Vediamo se in queste poche ore ancora che mi rimangono posso fare la differenza magari rispetto a loro che sono qua da più tempo. Ok ragazzi, allora ve la faccio subito vedere perché voglio rilasciarla subito, perché comunque ha avuto un bel combattimento anche lei. E avete visto tutti con le immagini del drone che cosa è successo. Adesso quando andiamo a tavola voglio fare due riflessioni insieme a voi e insieme a Dennis e Chris. Questa è la piccola regina che mi è venuta a trovare, la seconda per me perché purtroppo una Christian se l'è fatta scappare. E quindi ho approcciato nel modo giusto. I risultati stanno arrivando, queste sono le nostre amiche carpette della Cava del Bosco. Io sono felicissimo perché dopo mesi di astinenza fare due carpe in 2 ore e mezza sono al settimo cielo, ragazzi, lo sapete, quindi non mi importa la taglia, non mi importa niente, anche un carasso andava bene oggi. Questo è il risultato di una piccola cosa che sto usando, come vi ho anticipato, e che sto provando. È la mia arma segreta? Non lo so, scopriremo più avanti. Per adesso sta dando i suoi frutti, perché vedo che Cri ancora è a cappotto. Allora ragazzi, stiamo preparando da mangiare e volevo fare un attimo due spunti. Innanzitutto, quello che è successo prima sul gommone, come avete visto nelle immagini del drone, vediamo se Cri riesce un attimo a rimetterle nel mentre che parlo. E praticamente la carpa, pur pescando con frizione chiusa, la carpa è riuscita ad andarsi a incagliare, ma non in un albero, erano dei rametti stupidi, ma probabilmente aveva fatto il filo più giri e non riuscivo a tirarla via, perché comunque i rami hanno tutta la radice poi che corre.
Ovviamente quando si pesca in queste situazioni, io sì ho calato col barchino, ma ho calato comunque a ridosso di qualche ostacolo, perché so che lì le carpe vanno, però perché so che dietro c'è un gommone che, se dovesse succedere quello che è successo, posso andare a recuperare tutto. Quindi, come avete visto dalle immagini, ho fatto cenno così all'ultimo, perché il pesce c'era, lo sentivo in canna comunque, probabilmente si sarebbe anche liberato da solo, e col gommone siamo andati là. Ho praticamente preso la lenza con la mano, ho tirato un attimo, si è staccato quel ramoscello che ormai era quasi in putrefazione da anni in acqua, e la carpa poi è subito emersa. Però queste cose ovviamente si fanno sempre quando si sa che si ha la possibilità di andare sul luogo del fattaccio. Se non avessimo avuto il gommone, col barchino non vado a calare così a ridosso, sto molto più indietro, ma anche di 5-6 metri, proprio perché so che può andare a rintanarsi là. Però siccome so anche che le carpe lì c'erano, ho deciso di rischiare un pochettino pescando con frizione chiusa, e sapevo che nel caso Dennis mi avrebbe accompagnato col gommone. Quindi le cose vanno sempre fatte con senso e con testa. E basta, piccola riflessione mentre si mangiava. Purtroppo, come già detto, la prima carpa che ho preso è tornata in acqua da sola, perché in fase di slamatura Crie ha aperto un po' le maglie del badino, ha fatto così e la carpa ha detto io vado fuori. Però un pesce fatto, due pesci fatti, e ho fatto un altro pesce grazie a Dennis. Adesso vediamo se riesco a tirare fuori un altro pesce, e speriamo che anche Cri, se non c'ero io che arrivavo qua, c'è ancora cappottone pesante. Mi sto editando i video, ragazzi. Stai editando i video, va bene, ok, dai. Va bene, mangiamo ragazzi e ci aggiorniamo dopo mangiato. Intanto Cri fa le frappeggia lui. Seconda novità del giorno, ragazzi. Armitech, azienda canadese con sede in Germania, fa delle torce che ci ha inviato, due modelli. Adesso vi dico brevemente cosa sono. E è una bella azienda, ragazzi. Sono andato a vedere, loro lavorano nel settore aerospaziale, tattico, militare, e fanno prodotti anche per caccia, pesca. E ci hanno mandato due prodottini che secondo me non sono niente male, anche perché è un argomento che può piacere a tanti questi. Christian, essendo un bambino, distrugge la scatola per aprire le robe. Vabbè. Comunque, si tratta di due torce con due funzioni diverse. E questa è il gioiellino, secondo me, che è questa qua. È la C2 Pro Max, ok? Che è una torcia che ha 4000 lumen. 4000 lumen, ragazzi, vi assicuro che fa giorno. Adesso non si vede, ma è una roba mostruosa. Stasera Cri, con più calma, ve le accende tutte e due e vi fa capire che potenza hanno queste torce. È magnetica, quindi si può anche attaccare al tetto dell'auto, su qualcosa di metallo, così avete le mani libere, c'è la fascia da testa, si può mettere qua, e sono veramente gran torce. Io adesso qua leggo, intanto vi danno 10 anni di garanzia, loro addirittura vi dicono che può cadere da un'altezza di 10 metri e può andare in acqua fino a 50 metri, se non mi ricordo male. E si ricarica ovviamente in un po' d'ore, perché c'è una bella batteria dentro, e addirittura qua leggo che c'ha un fascio fino a 114 metri. Ci sono varie modalità, bassa, medio, alta, e il booster a 4000. Credetemi che il boost è pazzesco, fa giorno. Probabilmente quando siete in gommone che è tutto buio, una cosa così fa comoda. E l'altra invece, che è questa qua, che è il Crystal, sempre dell'Armitech, ce la siamo fatta mandare, ovviamente ne abbiamo due, sia io che Cri, ce la siamo fatta mandare perché secondo me ha vari scopi, ok? Questa qua ha la doppia funzione rossa e bianca, luce bianca, luce rossa. Anche questa ha delle varie tonalità. Perché è comoda sta torcia, ce la siamo fatta mandare? Innanzitutto perché si può mettere sul giubbotto di salvataggio quando siamo fuori sul gommone, e avete un punto di riferimento sempre che fa luce in gommone. Si può usare in tenda come luce di cortesia, nella modalità bassa è fantastica. Possiamo metterla davanti al pod, che così quando rientriamo col gommone abbiamo sempre un punto di riferimento, ve lo diciamo sempre, quando si esce in gommone lasciare una luce davanti al pod è fondamentale. Quindi Christian stasera col buio vi farà vedere la potenza di queste torce. Una chicca che io adesso chiederò a Dennis di aiutarmi,
e loro fanno vedere che sono talmente resistenti queste torce che ci si può passare sopra con una macchina. E noi ragazzi chi siamo per non provarci? Quindi adesso prenderemo il SUV di Dennis e ci passeremo sopra. Christian stasera invece andrà sott'acqua e vi farà vedere che anche lì funziona, vero Cri? Certo. Quindi detto questo, come per la batteria ragazzi, vi lasciamo i link in descrizione, anche perché ve ne parlerà stasera Cri, ma per il prezzo che ha confronto a tante torce che ci sono in giro nate da case di car fishing, una cosa così credetemi che vale la pena averla. Vi spiegherà meglio stasera Cri questo discorso, io l'ho detto, secondo me bisogna anche guardare un po' fuori a quello che è il panorama del car fishing, perché se comunque si parla anche di outdoor, quindi camping, tutto quello che concerne e riguarda la vita su terra di notte mentre aspettiamo che le nostre carpe abbocchino. Dennis, accendi la macchina, facciamo sta prova, vediamo se sono veramente di qualità queste torce. Andiamo. Adesso ragazzi devo fare la prova, perché si dicono che può appunto passaggi sopra una macchina può cadere da oltre 10 metri nell'acqua e noi queste cose le proviamo. Intanto ragazzi vi mostro che è magnetica, quindi come vedete la torcia è magnetica, si attacca tranquillamente e anche un bel magnete, anche se devi metterti a posto il motore la sera. Poi ragazzi tiri? Sì, per forza. Va. Aspetta adesso qui inizio un po' di ghiaia, vai. Funziona? Funziona? Funziona. Un po' più alto? No, basta, Cri. Ok. Madonna. Funziona? Funziona. Funziona ancora. Ovvio, okay. Si sporca, ma funziona. Magnete, ragazzi. Funziona. Ottimo. Dai, Nis, mettiamo la torcia sotto. Attenzione, ragazzi. Accendi la Cri. Facciamola vedere accesa. Torcia accesa. Ok. Io la metti. No, mettila con le. È da questa parte, ok, vai. Però poi sì. Passa con la macchina, poi. Vabbè, si spegnerà perché se gli passa sopra. Aspetta che vengo qua vicino. Ok. Dennis, quando vuoi. Aspetta che la facciamo vedere bene. Sì, vedete, la luce c'è, ragazzi. Che fa luce. Vai, vai. Dennis. Oh mamma ragazzi! Stop! Ragazzi! Guarda. Fermo, ripassa Dennis! Ripassa, vai avanti. Sopra! Vai avanti! Stop! No! Ragazzi, la torcia ovviamente sporca! Si sporca, ma funziona perfettamente! Cavolo! Doppio click, Max. Ah, doppio click, scusa. Ragazzi, funziona. È incredibile. Dennis, non si è fatta niente. La macchina qui. Si è solo sporcata. Allora, ragazzi, facciamo una prova. È in acqua. E non dà cenni di preoccupazione. Così la laviamo anche. Non ci credo. Ok. E dopo così si pulisce. Bene, torcia funzionata ragazzi, vi lasciamo il codice sconto ovviamente in descrizione. Ce la facciamo Cri a prendere un pesce? Spero. Speriamo. Dai, sulle mie è dovuto venire per prendere un pesce. La senti? Sì, la sento. Adesso dovrebbe iniziare a puntare tutto verso destra. Oddio, sulle mie canne è dovuto venire a prendere il primo pesce. Com'è? Lenta. Lenta è un buon segno. Lenta e tranquilla. Lenta e tranquilla è un buon segno, tartaruga. Allora, il rettino ce l'hai qua, quindi non c'è problema. Fai vedere sta piega. Faccio notare ragazzi che Max ha nuovamente il nylon protettivo sul sughero. Non lo tolgo. Fare una challenge come l'altra volta per farglielo togliere.
aspetta perché devo andare qui sotto. Sì, ma tranquillo che andrà tutta verso destra. Sta facendo così. Forzala un attimino dal basso. Bene, dai, vediamo di riuscire a tirare a guadino, Gribe, che ne hai perse già tre. Mi rifarò stasera. Dovevo arrivare io per farti prendere un pesce? Mi rifarò stasera. Allora, aspetta, devo cambiare tattica. Apri la frizione, va. Aspetta. Lasciala uscire. Non so se vedete dove sta andando. Eh sì, vanno sempre là. Lui oggi non viene con la treccia. Ok, do una mano a Christian, ragazzi, e siamo subito da voi. Allora Max mi ha gentilmente lasciato ferrare una carpa, ragazzi, eccola qui. Penso sarà l'unica della sessione, perché non so, stanotte pastura ce n'è di là, quindi spero che parta qualcosa. Nel frattempo, ragazzi, Max mi concede una carpa. Bene, vai, rilascio, ragazzi, per qui. Rilascio consenziente. Bene, posto, ragazzi, da casa. Video l'ho fatto. Bravo, Gri. Chiuso. Allora, ragazzi, canna ricalata. Sempre nello stesso punto, ovviamente. Pasturazione minima e misera, ma visto il periodo va più che bene. Terza partenza. Vediamo che cosa si tratta. E c'è. Sì. Tre carpe, ragazzi. Ok, allora, terza partenza sulle mie canne, sarebbe il quarto pesce, invece uno purtroppo è andato, ma questo è veramente un pesce carino. Andiamo a vederlo senza rovesciare l'acqua addosso. Ok, la taglia sta aumentando leggermente e eccolo qua, anche questa caduta sull'innesco che sto usando su tutte e due le canne, una bilanciata link dippata ormai da scorsa estate nei gu, la pasturazione minimal, quindi neanche un etto di pellet, praticamente mischiato a micro boilers, anche questa vicino alla legnaia, veramente un bel pesciolino e le vedo veramente in forma. Adesso li rilasciamo subito e procediamo, vediamo se riusciamo a prenderne un'altra prima di andare via. Questa vispa regina al momento. Ecco qua. È la cattura più grande di questa sessione. Guarda che bella. Lo spot sta dando veramente tanti risultati. La pasturazione sta iniziando a fare il suo effetto. Speriamo che le catture continuino ad aumentare di taglia. Abbiamo ancora una notte a disposizione, vediamo cosa succederà. Sì, basta adesso però. Basta. 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 Dai, ridere. Cosa ridi? Dai, Grighe, fra.
fate le foto copertina per te. Ah no, tu non hai preso niente, scusa. Verrà un tempo in cui mi vendico. Sì, lo so. Bravo Dennis, bravo. Bravo Cri, bravo. Ah sì. Mi vendico. Ragazzi, il mio tempo è terminato. Mamma che brutto. Breve ma intenso. Breve, ma intenso. Breve. Intenso. Ma intenso, perché alla fine, come si può dimostrare in queste occasioni, quando uno ha culo, se, no, no, se uno conosce un po', allora su quel lago di là dove pescavo io non aveva mai pescato, è vero, però più o meno ho detto, adotto la stessa strategia che adottavo su questo lago e vediamo se con la giusta pasturazione, i giusti accorgimenti posso portare a casa qualcosa. Alla fine in poche ore ho, sì, ragazzi, ho avuto 4 partenze. Una appunto l'abbiamo persa dal guadino, come vi ha spiegato Cri, però 3 partenze le ho portate a casa, poi una l'ho fatta pigliare Cri giustamente, Dennis mi ha fatto prendere una carpa con le sue, quindi sono veramente contento perché dopo un po' di mesi che non pescavo, venire qua in poche ore e comunque avere 4 partenze vuol dire che ho pescato veramente bene, al contrario di Cri. Mamma... Le paga prima. E niente ragazzi, e la mia sessione finisce qua, io vi lascio in buona compagnia con Dennis e Cri, speriamo che Cri porti a casa qualche altro pescetto e ne salvate due. Sono là, sono lì, le mie canne sono lì, però e va bene ragazzi, però. Io vi saluto e tornerò presto e mi ha fatto piacere poter passare queste poche ore con voi, mi sono divertito, vado dalle mie bimbe e in bocca al lupo per le prossime ore. Quando è che ci vediamo poi in pesca? Bah, io penso che fra un mese e mezzo torno a regime, non a pieno poi, regime, ma a regime. Chiedono quindi l'ora? No, no, certo, certo, con l'inizio della primavera inoltrata, non quella che inizia a fine marzo, ma verso maggio così torno, comunque riusciremo a farci qualche bella sessione del 2025. No no no, dai, bene ragazzi, vi lascio in buone mani da Climax e Max, è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao. Invece per noi ragazzi la sessione continua, abbiamo un'altra notte da affrontare, Dennis va via ma per i fatti suoi, io stavo no no tranquillo Dennis. No, perché Dennis ha avuto una giornata pesante tra ieri sera e oggi. Per noi ragazzi la sessione continua, abbiamo ancora una notte da fare, giusto? Sì, una sì. Stanotte Dennis ha detto che tira su, ne pesca con una canna sola perché, sì, perché tanto c'è uno spot che ha fatto fuoco e fiamme. E basta, adesso ragazzi ci tra un po' ricaliamo tutte le canne prima di affrontare la parte diciamo serale e basta, vediamo come va stanotte. Lei è sicuro di andare via? Sicuro. Allora dalle mie bimbe. Ragazzi, Max comunque lo vedrete ancora presto. A breve. E... bene. Ci vediamo ragazzi. Ciao a tutti. Socio. In bocca al lupo. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Bene ragazzi. Max è andato. Adesso noi ricaleremo tutte le canne. Ci prepariamo bene e spero di riuscire a prendere un pesce appunto con le mie canne, perché fino adesso non sono riuscito a prendere un pesce con le mie canne, quindi spero di riuscirci. E ragazzi, è partito un pesce a Dennis, partenza abbastanza decisa. Stessa taglia Dennis? Sì, presumo di sì. Bene ragazzi, adesso Dennis la slamata nel guadino, tanto è un'altra piccolina. Una reginella. Facciamo vedere giusto così e la rilasciamo subito. Eccola qua. Via, ciao. Stavamo facendo il caffè ragazzi, è partita per l'ennesima volta la canna di Dennis. Sì. L'orario è quello buono? Adesso sì.
Invece di qua non canta niente ancora. Aspettiamo. Tanto ragazzi, la umidità sta cominciando piano piano, sì, ad arrivare. Un po' accendiamo la stufetta in gazebo, così la temperatura si starebbe molto bene, però. Sì, però è umido. Oh Dennis, non riesci. Ma ragazzi, sta carpa veramente una cosa pazzesca. La carpa che non voleva entrare nel gradino, ragazzi, quella qui. Ragazzi, la carpa regina, un po' panciuta. Bene, liberiamo. Allora, adesso che è buio riesco a farvi vedere bene come lavorano le torce che vi abbiamo fatto vedere prima. Allora, partiamo da quella più piccola, la Crystal. Questa ragazzi è una torcia che comunque in dotazione vi viene data il l'accetto quello da testa, quindi potete usarla tranquillamente come torcia da testa. E nel nostro caso invece non la utilizzeremo come torcia da testa, ma sarà una luce più di cortesia, più diciamo così, una luce da tenere, non so, magari usciamo con il gomone come punto di riferimento, oppure dentro in gazebo in tenda, quindi questo sarà l'utilizzo che ne faremo. Allora, ha due modalità, due colori, cioè la luce bianca e la luce rossa. Innanzitutto come funziona? Ha un tasto centrale, se io adesso vado a schiacciarlo, lei si accende nella, diciamo, memorizzazione di prima, quindi voi come l'avete spenta si riaccende. Le modalità di luce sono queste: tenendo schiacciato questo pulsante, lei parte da quella più piccola, media, quella alta e quella lampeggiante, che sarebbe l'emergenza poi. Quindi questa è quella minima. Adesso io schiaccio, la porto alla luce massima che fa lei. Adesso Dennis, spegni la luce. Perfetto, questa ragazza è la luce massima che lei fa, ok, nella sua massima modalità, che comunque ragazzi adesso non so quanto renda a video, ma se io ce l'ho in testa riesco tranquillamente a vedere tutto, cioè mi illumina molto bene qui davanti. Per passare alla modalità luce rossa basta fare un doppio clic. La modalità rossa è uguale alla modalità bianca, quindi tengo schiacciato e lei mi ha tutti i quattro livelli di luce, come state vedendo. La luce rossa, vi ricordo, che è una luce che non dà fastidio al pesce, non attira zanzare, insetti, e diciamo è fatta apposta per queste cose, insomma, ecco. E anche la rossa ovviamente ha la parte dell'emergenza. Tengo schiacciato. Se adesso torno nella modalità luce bianca, doppio clic, lei ritorna nella modalità in cui l'abbiamo lasciata bianca. Quindi ragazzi, questa è quella piccola. Adesso vi mostro quella grande. Allora ragazzi, questa qui invece è quella grande. Allora, ho già messo il supporto da testa e niente, vi faccio un attimo vedere la differenza un attimo tra le due, oltre che a livello costruttivo, quindi di materiale, proprio la differenza a livello di luminosità. Allora, questa è quella di Nash. Adesso l'appunto un attimo lì ragazzi, vi accendo direttamente. Questa è la modalità normale di Nash, alla modalità 2. Si vede Dennis? Sì. Bene. Questa è la modalità, però spegni la tua. Perfetto. Quindi questa è la modalità 2 di Nash, perché poi c'è il boost. Questa è la modalità, diciamo, massima dell'Armitech senza il boost. Si nota un po' di bagliore in più? Certo. La spengo e la riaccendo. Certo, si adesso nota. Ragazzi, vi accendo il boost della Nash, eccolo qui, e vi accendo il boost dell'Armitech. Giorno. Sì, giorno. Capirete che c'è una differenza mostruosa. Quindi, ecco, questa è un po' la differenza tra le due torce, diciamo, oltre che, ripeto, alla costruzione dei materiali e tutto, che adesso faremo un'ultima prova. Proprio anche a livello di luminosità, ragazzi, cioè, la differenza
ve la faccio rivedere. Questa è Nash, questa è Armitek. Allora, detto questo ragazzi, Nash ci siamo sempre trovati bene fino adesso, cioè non ci ha mai deluso, mai tradito, però queste qui ce l'hanno mandate, le stiamo provando, insomma adesso ce le abbiamo e abbiamo notato veramente una grande differenza, come avete anche visto anche voi, oltre che queste forse sono più pensate a un uso generico, all'outdoor, quindi non solo alla pesca, però a fare escursioni, perché appunto avendo la possibilità di avere la calamita, il supporto da taschino, da cintura, il supportino da testa, il fatto che sia magnetica, cioè una torcia così io la terrei sempre in macchina, perché veramente può avere mille utilizzi in mille situazioni diverse. Quindi ragazzi, ecco, questa è la differenza tra... questa, diciamo, è la potenza che ha questa torcia qui. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, chiudiamo con l'ultima bagianata, però ragazzi è più forte di me, devo farlo, devo assolutamente farlo, anche per Max che non è qui. Allora, adesso voglio farvi una cosa. Dennis? Arrivo. Ci sei? Allora, che potrebbe anche essere interessante ragazzi per il gommone, per andare a vedere, diciamo, la parte sott'acqua. Allora, la tolgo un attimo dal supporto da testa, un secondo, che ovviamente non ci vedo, quindi devo mettermi la torcia. Eccola qua. Ah, con l'occasione ragazzi vi faccio vedere un attimo, si incastra e c'è l'accetto. Allora, adesso spengo questa, la metto in busto ovviamente. Dentro in acqua ragazzi. C'è. Figata. No, è assurdo. Si vede sotto? Certo. Assurdo. Assurdo. Cioè, è dentro in acqua ragazzi, E funziona. Bene, direi che le prove le abbiamo fatte tutte e adesso è partita una carpa. Già. Bene, ricalata anche l'ultima canna che era partita a Dennis. Sì. Adesso ragazzi siamo qui al calduccio, ci vorremmo riposare. Speriamo. Questa notte. Dormire anche qualche ora. Anche perché ragazzi ho preso tante carpe oggi, sono veramente stanco. E quindi, no dai, adesso abbiamo comunque tutte le canne messe giù bene, vediamo come va la notte, poi domani mattina ragazzi ci svegliamo e mettiamo via tutto, perché io ho degli impegni, quindi non riesco a stare a fermarmi di più. Quindi diciamo che la sessione finirà questa notte, domani mattina al massimo appena svegli. E che dire ragazzi, noi adesso andiamo a nanna e ci si rivede o tra poco nella prossima ripresa, magari con una bella carpa, perché speriamo appunto che se parte qualcosa sia almeno qualcosa di più strong rispetto a quelle che sono partite oggi, anche se comunque ci siamo diventati lo stesso. E altrimenti ragazzi, domani mattina vi saluteremo. Esatto. Detto questo ragazzi, buonanotte. Buonanotte. Sono le 3:30 ragazzi e questo è il mio primo pesce della sessione. Adesso la slamo e la rilascio. Slamata una carpetta piccolina. Ho dovuto aspettare le 3:30 del secondo giorno per riuscire a scappottare. Bene, adesso ti lascio e ti ringrazio di essere stata l'unica carpa che ha boccato le mie esche e le mie lenze in questi due giorni. Uscite di là. Aspetta.
ciao e grazie. Ho dovuto aspettare l'ultimo giorno, l'ultimo secondo per riuscire a catturare una carpa, ragazzi. Incredibile. Ho fatta una ieri sera e questa qui. Adesso, siccome ho la batteria quasi scarica, il telefono, vi farò vedere appena la tiro su, ragazzi, se no non ce la faccio. Quindi un secondo che la recupero. Ragazzi, chi la dura la vince. Allora, dopo due giorni a guardare gli altri che prendevano pesce, una stanotte alle 3:30 e una stamattina, ho dovuto pescare una Clones e ho l'amo del 2. Quindi, fino alla fine, è arrivata una bella regina. L'ultima canna che avevi giù questa? L'ultima canna che avevo giù, ragazzi. E stavi per tirare su a breve. E con molto piacere vi comunico che questo video ora finisce. Io ringrazio Dennis della compagnia. È stato un piacere, mi sono divertito. Max che ci ha fatto visita. E ragazzi, che dire, sono stati due bei giorni, ci siamo divertiti. Eh sì. E mai smettere di crederci fino alla fine, ragazzi. Insistete sempre, non mollate mai. I risultati, anche se tardi, comunque arrivano. Bene ragazzi, io vi saluto da Climax, Max, Dennis, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!